da Roma l'avvocato Bonanni, che è presidente di queste vittime dell'amianto. Quante sono le vittime dell'amianto? Allora, sono il presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto. Le vittime dell'amianto ogni anno nel nostro paese sono circa 5.000 stimate per difetto. La misura più urgente da prendere sarebbe quella di bonificare i suoli e i siti contaminati per evitare future esposizioni. Quindi un suolo contaminato è questo nostro, del territorio del triangolo industriale? Diciamo che la Sicilia è abbastanza contaminata per via di una politica industriale abbastanza errata, di una colonizzazione di imprese del nord che venivano a produrre qui le cose più dannose e pericolose, e quindi hanno contaminato il territorio e gli abitanti del territorio, sia chi lavorava all'interno che chi viveva vicino alle fabbriche. Eravamo considerati un po' l'Africa del, no? L'Africa del nord Italia, è così? Sì, una sorta di colonia, e poi il PIL invece risultava la Lombardia, per il fatto che queste imprese avevano tutte sede in Lombardia. Senta, ma è possibile bonificare oggi come oggi, visto che si parla anche di bonifica del porto di Augusta, porto del Mediterraneo importantissimo, ma poi non ci sono i soldi? Augusta, per quanto riguarda l'arsenale della Marina Militare, presenta ulteriori gravi problemi di contaminazione, ai quali si aggiungono quelli legati all'amianto nelle navi militari, nel passato come nel presente. E quindi c'è un'alta incidenza di queste patologie anche tra coloro che hanno navigato e coloro che hanno lavorato all'interno dell'arsenale di Augusta. Quindi un altro problema molto importante, grave, drammatico. E sul quale c'è un procedimento penale pendente presso il Tribunale Penale di Padova, con la richiesta di rinvio a giudizio a carico degli ammiragli, con udienza fissata il 12 giugno del 2014. Perché a Padova? Perché a Padova è iniziato il procedimento penale, c'è stato il primo decesso tra i marinai, e quindi l'indagine si è estesa anche per quanto riguarda il porto di l'arsenale di Augusta, che risulta altamente contaminato e al quale, diciamo, si è aggiunto anche la contaminazione data dalle navi militari che hanno e hanno ancora presenza di amianto. Ma c'è una stima di questi malati qui tra i militari di Augusta e dintorni? Una stima? Una stima, diciamo, per difetto quantomeno intorno ai 50 casi. Ma della nostra area. Molto per difetto, e alcuni risultano parti offese nel procedimento penale a Padova. E allora adesso c'è una speranza per questo nostro territorio, secondo lei? Attraverso l'uso dei fondi strutturali europei e anche grazie alla legge regionale siciliana, che è un punto molto importante, anche se poi il governo ha impugnato alcuni articoli in modo, diciamo, abbastanza marginale, però a mio modo di vedere errato. E quindi che possibilità ci sono? Che questo, però, questo sogno nostro diventi realtà pratica? Sì, bisogna praticamente coinvolgere anche il sistema imprenditoriale e quindi elaborare dei progetti, utilizzare la legge regionale, le leggi nazionali, il rapporto con l'Unione Europea e accedere ai fondi strutturali europei, quindi utilizzare i fondi europei per disinquinare. E poi perché l'Unione Europea ha stanziato 1 miliardo di euro per queste questioni, quindi bisognerebbe accedere almeno a una parte di queste somme. Bisognerebbe, chi è che ha la legittimità per poterlo fare? Allora, sono gli enti locali, ma debbono comunque presentare dei progetti di riqualificazione, anche, diciamo, con la collaborazione di privati, ma maggiormente gli enti locali. Cioè il comune di Augusta e quello di Priolo, di Melilli? Esattamente, attraverso la regione accedere a presentare questi progetti e ottenere queste somme. Grazie, avvocato.